Buongiorno a tutti e benvenuti a 3 minuti con Rete. Come sapete, domenica prossima si andrà a votare per rinnovare le giunte di Castello. Cogliamo questa occasione per rispondere a alcune domande che le persone ci pongono. Il voto di domenica, innanzitutto, è molto particolare per diversi aspetti, ma forse quello più importante, e qui lo vogliamo rimarcare, è che per la prima volta per le elezioni amministrative di San Marino il voto sarà aperto anche a coloro che risiedono in territorio da almeno 10 anni e quindi finalmente potranno scegliere la propria lista, i propri candidati ed essere quindi parte attiva del proprio castello. Inoltre vogliamo rimarcare l'importanza del voto e della necessità di andare a votare. Se infatti non si raggiungerà il quorum prefissato del 35% degli aventi diritto al voto, si dovranno ripetere di nuovo le elezioni fino a quando non si raggiungerà questo quorum, quindi con ulteriori spese. Quindi andate a votare e qui vogliamo rispondere a delle domande e dei dubbi che spesso ci vengono poste e che ci chiedono: ma se nel mio castello è presente una sola lista, non è necessario che vada a votare? E invece no. Anche se c'è una sola lista, non vuol dire che abbia già vinto, non è sinonimo di vittoria assicurata, ma serve che andiate a votare per scegliere i membri di quella lista. Quindi anche nei castelli dove si presenta oggi una sola lista candidata, quindi Acquaviva, Borgomaggiore, Domagnano, Faetano e Montegiardino, è necessario andare a votare e scegliere i vostri rappresentanti di lista e quindi la vostra giunta. Quindi anche in presenza di una sola lista andate a votare i vostri candidati di lista. Inoltre vogliamo ricordare il metodo di voto. Tracciate un segno sul nome e cognome del candidato a capitano di castello oppure sul simbolo della lista e potrai scegliere due persone di preferenza dei membri di giunta, al massimo due, mi raccomando, altrimenti verrà annullata la scheda. Ecco, il voto per le giunte è molto importante e occorre sottolineare come la legge promulgata a settembre dà maggiori poteri alle giunte e ha ampliato anche la loro autonomia sul territorio. Rete inoltre vi ricorda che le operazioni di voto si svolgeranno nella massima sicurezza, a tal fine sono già state predisposte tutte le necessarie misure di precauzione affinché ogni elettore possa accedere ai seggi in massima tutela sanitaria e non solo, anche coloro che sono in quarantena e o in isolamento sono state previste delle modalità organizzative per il voto a domicilio. Quindi andate a votare in totale sicurezza, buon voto a tutti e buon lavoro alle nuove giunte. Ciao!